Sì, abbastanza. Allora, riprendiamo un attimo il filo del discorso che avevamo lasciato stamattina. Mi presento di nuovo per chi magari non c'era alla Terra e al Cielo questa mattina. Sono Riccardo Picciafuoco, uno dei referenti del Forum del Paesaggio delle Marche, che è questo movimento che ha presentato in regione una legge di iniziativa popolare sulla tutela del paesaggio e il governo partecipato del territorio. Noi siamo tra gli organizzatori di questo incontro che ha visto questa mattina la presenza autorevole di alcuni relatori davvero importanti, ma soprattutto per quello che hanno detto più che per quello che sono. Io credo che ci hanno lasciato delle tracce sulle quali davvero potremmo cominciare a lavorare come comunità, e ci hanno lasciato soprattutto questo messaggio, io ritengo, di cercare di essere rete più che di essere soggetti. Importantissimo che ogni comunità, ogni singolo rappresentante della comunità sia attivo sul proprio territorio, ma quello che cambia radicalmente la prospettiva e soprattutto la realizzabilità, la fattibilità del cambiamento che noi tutti vogliamo, si ha nel momento in cui si diventa rete. E questa è la sfida che abbiamo noi come associazioni, come singoli. Se lasciamo un pezzettino della nostra soggettività e aumentiamo appunto nella capacità di essere responsabili come comunità. Detto questo, veniamo al pomeriggio. Un pomeriggio altrettanto denso, altrettanto importante, in questo scenario splendido del comune che ci ospita. Ringrazio ancora il sindaco Andrea Bonprezzi per questa sua iniziativa, questa sua disponibilità ad accogliere iniziative di questo tipo che fanno solo bene al territorio e certamente non solo ad Arcevia. Dicevo, ripartiamo da qui e ripartiamo con Olimpia Gobbi, che è alla mia sinistra. E lei è una professoressa di storia, diciamo che va molto al di là, a mio avviso, il suo impegno rispetto a quello che è la sua funzione di docente, ma io credo che la testimonianza degli ultimi suoi anni, così impegnata in alcune associazioni, compreso il Forum, ha fondato Luoghi Comuni, un'associazione molto significativa, importante sul tema, lo dice il nome stesso dell'associazione, dei beni comuni, a partire dai luoghi ovviamente di vita delle comunità. Ecco, dicevo, Olimpia Gobbi ci porterà a fare un viaggio in quelle che sono le cosiddette proprietà collettive delle Marche. Forse pochi di noi sanno che anche qui nella regione esistono delle forme di proprietà collettiva. Stamattina Paolo Maddalena diceva che tutto il territorio storicamente per il diritto romano era nella proprietà del popolo, nella sovranità del popolo, proprietà collettiva. Poi via via le terre sono state affidate, cedute a privati, e quindi assistiamo oggi a questo spezzettamento, a questo frazionamento eccessivo, quasi una dispersione della proprietà in mille particelle che appunto non consentono una gestione o quantomeno rendono assai complesso e complicato una gestione comunitaria di queste terre così frazionate. Olimpia, io non mi dilungo, lascio a te e la trattazione di questo tema che so che è molto molto stimolante per noi. Bene, grazie. Visto il ritardo con cui abbiamo iniziato e considerato che forse la sera incombe, cercherò di essere estremamente sintetica e rapida. Quindi mi scuso in anticipo per le semplificazioni a cui sarò costretta, dato che dovremo in qualche modo così conversare su una questione che invece in sé è molto complessa, sia per l'articolazione della sua
storia sia per l'articolazione della struttura e delle comunanze, tema di cui appunto andremo a parlare. Le proprietà collettive presenti nelle Marche si chiamano infatti qui nel nostro territorio comunanze, non hanno lo stesso nome in tutte le regioni italiane nelle quali esistono. Stamattina abbiamo sentito parlare di comunelle, possono chiamarsi partecipanze, possono chiamarsi regole, nelle Marche si chiamano comunanze. E sono ancora oggi presenti in numero consistente. Alla data dell'inchiesta Iacini, cioè nel 1884 sono stati pubblicati gli atti dell'inchiesta per le Marche, erano 356 e avevano in proprietà una superficie leggermente superiore ai 21.000 ettari, estensione che non si è ridotta dalla data dell'inchiesta Iacini ad oggi, ma che invece si è consolidata ed estesa. Ad una ricognizione condotta dalle università marchigiane nel 1983, gli ettari di proprietà delle comunanze sono risultati di gran lunga superiori a quelli misurati da Iacini e sicuramente superiori ai 35.000 ettari. Di che cosa, che tipo di terreni sono? Si è detto anche questa mattina, si tratta prevalentemente di terreni collocati nell'area montana, soprattutto di terreni boschivi e pascolivi, in alcuni casi marginali, in altri meno. Ma non è tanto questa la cosa che ci interessa, quanto piuttosto quella di provare a capire che cosa sono queste comunanze, che tipo di cultura le guida, di che tipo di cultura sono espressione e come è stato nel tempo e continua ad essere oggi la loro organizzazione e il loro funzionamento interno. Prima questione su cui volevo richiamare l'attenzione: le comunanze rappresentano sicuramente un altro modo di interpretare, vivere ed intendere la proprietà. Come diceva stamattina il professor Paolo Maddalena, richiamando il titolo di un'opera famosa di un altro costituzionalista, Paolo Grassi, che è un esperto di questa tipologia di proprietà, rappresentano un altro modo di possedere. Qual è la caratteristica di quest'altro modo di possedere rispetto al nostro? È questa. Per noi, al centro, quando noi pensiamo la proprietà, il nostro focus si concentra sul soggetto che è titolare del diritto di proprietà, sulla persona fisica o sulla persona giuridica, non è tanto questo che ci interessa, sia esso un soggetto privato o un soggetto pubblico, che possiede in qualche modo la potestà dominativa sull'oggetto. Il proprietario è colui, è il soggetto che in nome di questa potestà dominativa, come ci chiariva stamattina con estrema lucidità ed efficacia il professor Maddalena, esercita sull'oggetto posseduto la libertà di uso, la libertà di fruizione, può in qualche modo fare di quell'oggetto quello che ritiene più opportuno, usarlo come meglio crede, venderlo, lasciarlo in eredità, dividerlo, frammentarlo, addirittura, ci diceva stamattina il professore, distruggerlo. Può esercitare nella maniera più libera appunto questa sua potestà dominativa. Nelle proprietà collettive e nella cultura giuridica, anche sotto certi aspetti, mi permetto di usare questo termine, io
conosco, diciamo, le proprietà collettive più sotto un profilo storico e di storia socio-economica, perché è sotto questo aspetto che le ho in qualche modo studiate. E quindi mi rifarò in maniera particolare a queste mie competenze, però possiamo senz'altro richiamare anche queste nozioni di carattere giuridico, almeno in maniera molto lata e molto ampia e molto divulgativa. Dunque, dicevo, nelle proprietà collettive, per chi vive all'interno di queste culture, il focus invece non è sul soggetto titolare della proprietà, ma è invece sull'oggetto. Cioè, in altre parole, è l'oggetto che in qualche modo è l'oggetto visto in maniera integrata con il territorio, che sta al centro delle attività e delle relazioni con tutti gli altri soggetti che su quel territorio vivono. In altre parole, la proprietà collettiva va vista come elemento ineliminabile di un contesto fisico e sociale, di un'area geografica di cui quelle proprietà collettive fanno parte e della quale area, del quale contesto, gli abitanti sono dei soggetti che in qualche modo sono chiamati a relazionarsi con quei beni, ma non nell'ottica dell'esercizio della potestà dominativa, così come avviene nella proprietà privata, semplicemente come soggetti che devono mettersi in relazione con i beni che esistono in quel territorio. Al centro della visione delle comunanze ci sono dunque i beni che in quanto tali devono essere conservati, mantenuti, lasciati integri perché l'intero territorio possa viverne e coloro che vivono su quel territorio possano fruirne. In altre parole, coloro che hanno il diritto di usare i beni delle comunanze hanno il diritto di usare quei beni in quanto fanno parte integrante di quell'ecosistema che è il territorio nel quale quei beni sono inseriti. E come, quali diritti hanno, come possono fruirne? Possono fruirne, ripeto, non come proprietari, ma semplicemente come usufruttuari. Che vuol dire che non possono fruirne come proprietari? Non ne sono proprietari, sono semplicemente degli usufruttuari. Vuol dire che non hanno la libertà di usarli come meglio credono, come intendono, come vogliono. Possono usufruirne a condizione che il loro uso mantenga integri, come dicevo prima, questi beni per gli altri che hanno un uguale diritto a fruirne e per le generazioni future. In altre parole, le proprietà collettive radicano, sono radicate, come dire, in maniera ineliminabile all'interno del sistema ecologico ed economico e sociale al quale appartengono, e gli abitanti di quel sistema possono soltanto loro accedere alla fruizione di quei beni, a condizione però che ne garantiscano la sopravvivenza per le generazioni future. Questo significa che coloro che stanno nelle comunanze, i fruitori, gli utenti delle proprietà collettive, non essendo dei proprietari così come noi intendiamo, non possono
nel vendere, né lasciare in eredità quel diritto, né fruire di quei beni per accumulare ricchezze, né per destinare i frutti di quei beni al mercato. Quei beni non sono divisibili, non sono alienabili, restano lì ancorati al territorio. Una persona che va a vivere in quel territorio, nel momento in cui vi va a risiedere, perché è parte integrante di quel territorio, acquisisce il diritto d'uso, quando muore o quando se ne va o quando decide di trasferirsi in un'altra parte, perde quel diritto d'uso. Questa, diciamo, è la prima fondamentale caratteristica. La seconda che volevo mettere in evidenza è questa, appunto, del fatto che gli utenti possono fruirne in maniera tale però da garantire un uso sostenibile. Chi definisce le regole perché ciascun utente fruisca dei beni collettivi senza intaccarne la capacità rigenerativa e senza intaccare il fatto che restino presenti per le generazioni future? Chi lo garantisce? Lo garantisce l'assemblea degli utenti. Tutti i capi famiglia si riuniscono e insieme decidono le regole che di volta in volta occorre seguire nella gestione e nell'uso delle risorse collettive. Sono delle assemblee dunque che hanno un carattere profondamente democratico, profondamente orizzontale, a cui, come dicevo prima, sono ammessi tutti i capi famiglia, ci tornerò su questo aspetto, senza esclusione né di genere, né di ceto, né di censo. Anche i nullatenenti hanno diritto a far parte dell'assemblea degli utenti, anche le donne, se capofamiglia, hanno e hanno avuto diritto a far parte di queste assemblee. Quindi, senza esclusione di ceto, la cosa importante però che volevo anche aggiungere è che queste regole vengono definite in maniera molto minuta, molto articolata, molto attenta. Attenta a che cosa? Ai bisogni della comunità, ma anche e soprattutto ai bisogni del bene che bisogna usare, ma di cui bisogna garantire la continuità di vita per le generazioni che verranno. Quindi le comunità definivano con attenzione se si trattava di pascoli o se si trattava di boschi, qual era la porzione di bosco che si poteva mettere a disposizione per la cesa, quanti capi di bestiame potevano essere ammessi al pascolo, che tipo di frutti si potevano raccogliere nel sottobosco, quali altre attività aggiuntive, tipo per esempio la produzione di carbone, la produzione di calce, si poteva essere fatta con le altre risorse disponibili. Quindi tutto veniva regolarmente regolamentato. Dunque, queste assemblee sono state nel tempo anche delle grandi scuole di democrazia, perché hanno dovuto innanzitutto saper gestire e risolvere al loro interno i conflitti. Non dobbiamo immaginare che fossero dei paradisi. È chiaro che all'interno di queste realtà esisteva anche un'alta conflittualità, che tuttavia veniva gestita e veniva risolta nell'interesse generale. Quindi una grande capacità di autogestione dei conflitti. Una grande capacità anche, come dicevo prima, di convivenza democratica e di capacità di trovare modalità decisionali, metodi decisionali assolutamente diversi da quelli che invece caratterizzavano i contesti esterni. Perché queste assemblee, dove erano ammesse
le donne, dove erano ammesse i nullatenenti, che dovevano definire queste regole e dovevano poi al loro interno anche individuare dei rappresentanti. Generalmente le comunanze avevano dei sindaci, uno o due, e dei massari, uno o due. I sindaci erano quelli che rappresentavano la comunanza verso l'esterno, i massari avevano più una funzione di controllo, cioè dovevano garantire che tutti gli utenti rispettassero le regole che erano state definite insieme. Spesso erano previste anche delle sanzioni per chi non rispettava quelle regole. Ebbene, queste persone dovevano essere scelte. E quindi bisognava definire insieme il metodo attraverso il quale arrivare alla selezione di queste persone. Metodi che erano molto diversi da assemblea ad assemblea. In alcuni casi erano dei metodi elettivi molto vicini a quelli che conosciamo, in altri casi si ricorreva alla sorte, venivano estratti a sorte. In altri ci si arrivava per consenso, per indicazione. E quindi ogni assemblea trovava la sua strada per potersi autogestire. Ma la cosa che volevo sottolineare è proprio questa, che queste assemblee hanno funzionato per secoli, in questa maniera aperta e democratica, non escludendo nessuno, né sulla base del censo, né sulla base del ceto, né sulla base del genere, quando all'esterno di queste realtà invece i sistemi dei comuni e di tutte le altre organizzazioni statuali funzionavano secondo criteri e modalità completamente diverse e prendevano le decisioni in modo completamente diverso. Cioè, generalmente queste decisioni venivano prese da un gruppo ristretto che era definito sulla base dell'appartenenza di ceto, sulla base delle ricchezze possedute e che escludeva drasticamente, assolutamente, per esempio, le donne. Vi voglio riportare questa testimonianza perché mi pare veramente interessante. Nel 1674 il governatore di Visso fa una relazione alla Santa Sede dopo una sorta di visita apostolica fatta in quell'area, in cui sottolinea, scandalizzato, di aver visto delle realtà che mancavano totalmente di ogni decenza, questa è la parola che lui usa, perché in queste aree capitava spesso che le donne non solo egemonizzavano le assemblee dove si prendevano importanti decisioni, ma arrivavano ad essere anche sindaci e massari. Questo nel 1674. Quindi non siamo nemmeno in una fase nascente, come dire, della democrazia comunale. Quindi c'è questa persistenza di moduli democratici che probabilmente hanno avuto anche una funzione culturale, forse pedagogica, molto importante a livello popolare, perché hanno probabilmente fatto arrivare fino ai giorni nostri una cultura altra rispetto a quella invece che era praticata nelle istituzioni dominanti. Una cultura altra che rispondeva proprio a questo spirito comunitario di cui appunto abbiamo parlato questa mattina. Io direi che già ho sforato. L'ultima considerazione che voglio fare, perché quando si è ragionato sull'organizzazione di questa giornata si è pensato di fare un piccolo focus di avvicinamento, di approfondimento sulle comunanze, perché è una curiosità storica, perché no, non per questo, proprio per dimostrare che
sostanzialmente nel corso dell'ultimo secolo, in maniera particolare nel corso del Novecento, noi abbiamo subito in qualche modo una cultura che ci ha portato a guardare in maniera assolutamente semplificata anche la realtà che è intorno a noi, fino al punto di cancellare, obliterare, nascondere al nostro sguardo elementi di significatività storica che pure invece sono profondamente presenti nella organizzazione complessiva dei territori nei quali viviamo. Cioè, noi non abbiamo, ci siamo convinti, la maggior parte di noi oggi è convinta che esista un modo solo di intendere la proprietà e che non sia possibile pensarne un altro, e che chi ne pensa un altro è un sognatore, ha in testa un mito, qualcosa che sta così nella dimensione dell'immaginario di qualche intellettuale, ma che è storicamente impraticabile. E invece non è vero. È storicamente praticabile, è storicamente praticata, e non è storicamente praticabile e praticata in mondi lontani da noi, che non ci appartengono, ma è storicamente praticata e praticabile e praticata qui, nei territori in cui noi viviamo, e ci sono ancora queste comunanze. Esistono, vivono in mezzo a tante difficoltà, in alcuni casi non essendo, non vivendoci più nessuno su quei territori. Quindi il territorio, cioè questo sistema fatto di dimensione fisica e di dimensione sociale, ha perso un elemento fondamentale della sua identità, che è la comunità sociale, e quindi è chiaro che è un territorio che non vive. Le proprietà collettive lì ci sono, non essendoci più la comunità, è come se non avessero più i soggetti di riferimento attivo, e spesso hanno un commissario che è il sindaco del comune in cui la comunanza risiede, che se ne deve prendere cura, che si prende cura della gestione. Ma in altre realtà le comunità locali ancora ci sono e continuano a organizzarsi secondo queste logiche, secondo questa tradizione, secondo questo modo di intendere il rapporto fra loro, fra i vari soggetti che costituiscono la comunità, e fra la comunità e i beni collettivi, fra la comunità e il territorio. Quindi questo, diciamo, messa a fuoco ci è sembrata, diciamo così, utile per convincerci che queste pratiche, questo modo di intendere nuovo il rapporto con i beni, con la terra, il fatto di poterli pensare in modo non privatistico, non esclusivamente privatistico, è un fatto possibile, è un fatto storicamente praticato e praticabile. Poi avremo modo, anzi, di ascoltare testimonianze di altre regioni in questo senso. Grazie. Grazie.